abbiamo organizzato una conferenza stampa ad hoc, non soltanto per la grande attesa della partita di domani, che è la cosa più importante alla quale teniamo tutti, e Coach Bianchi lo ringrazio personalmente perché, nonostante l'allenamento sia oggi pomeriggio, ho voluto essere qui stamattina rubando un po' di tempo alla preparazione della gara per essere a vostra disposizione. E così come il presidente Balbi, che ha approfittato non soltanto per salutarvi, ma per presentarvi quello che avevamo già in settimana annunciato, questa nuova partnership, questo nuovo accordo di sponsorizzazione con l'agenzia Mentalia, qui rappresentata da Andrea Ponsiglione, responsabile degli eventi, e c'è anche poi la novità da un punto di vista di immagine fotografica di domani sera, perché Mentalia farà il suo esordio domani anche sulle maglie, con il retro delle maglie, eccetera, avanti la nostra, ovviamente, title sponsor che è la Expert, ma Mentalia sarà anche sulle maglie, ma di questo ne parleremo tra pochissimo. Voglio immediatamente, come tradizione, Coach, dare la parola a Massimo, che comincia ad introdurvi la partita prima di rispondere alle vostre domande. Subito dopo, il presidente Balbi introdurrà invece Andrea Ponsiglione e Mentalia, perché questo accordo di sponsorizzazione di partnership è davvero molto interessante e vi darà spunto per alcuni approfondimenti. Coach, a te la parola. Buongiorno. Domani abbiamo la seconda gara di questa settimana molto importante, che prevede tre partite, tutte e tre molto, molto impegnative sia dal punto di vista tattico che fisico. Quindi la prima considerazione è che vedremo, sarà molto importante quanto noi e come noi avremo recuperato dallo sforzo di domenica. Questo vale per noi come vale per i nostri avversari. Tutte e due abbiamo affrontato delle partite molto, molto dure dal punto di vista fisico, e quindi questa sarà la prima risposta che il campo darà. Trapani è una squadra che è in un ottimo momento, malgrado la sconfitta di domenica. Ha giocato praticamente per tre quarti punto a punto con Barcellona, ha subito un parziale ma poi è rientrata, tant'è vero che a 1:50 dalla fine aveva recuperato, era a 7 punti, il gap che li divideva da Barcellona era a 7 punti, quindi una squadra in salute, una squadra allenata da un collega molto esperto, molto bravo, quindi una squadra molto preparata sotto questo punto di vista. È una squadra che ha tutto il quintetto base in doppia cifra, quindi una squadra che distribuisce equamente o abbastanza uniformemente i punti segnati. Noi dovremo partire dall'aspetto difensivo, dall'approccio difensivo, dalla consistenza difensiva per costruire una vittoria che per noi, ripeto, tutte le partite adesso per noi sono determinanti, quelle in casa più di quelle in trasferta. Siamo consapevoli che non abbiamo ancora fatto niente, mancano tantissime partite, il campionato ancora deve dare tutte le risposte, e noi vogliamo continuare a vincere in casa, perché è fondamentale per il proseguo del campionato. Quando la prima conferenza stampa ho detto che sostituivo un amico prima e poi un allenatore molto preparato, e ho anche detto che chiaramente ogni persona è diversa. Noi non abbiamo cambiato tantissimo, soprattutto in attacco abbiamo cambiato pochissimo, perché molte delle cose secondo me andavano benissimo. Io sono stato solo me stesso, io mi sono proposto ai giocatori e ho chiesto ai giocatori determinate cose, soprattutto dal punto di vista delle qualità non tecniche, non fisiche, che dovevano secondo me mettere in campo, che un po' ci mancavano. E anche ho cercato di dare un po' di serenità, perché non eravamo in un momento facile, venivamo da tre sconfitte, due punti sopra la zona retrocessione, la differenza canestri negativa nei confronti di Forlì, quindi ho,
valutato che secondo me la priorità era quella di far sentire i giocatori, dare tranquillità ai giocatori, anche assicurandogli la mia fiducia, nel senso che dovevano andare in campo sereni, non pensare all'errore, perché essendo stato io un giocatore, so che quando tu pensi all'errore fai l'errore. Questo probabilmente li ha aiutati, però è indubbio che senza la loro disponibilità, senza la fiducia che hanno messo nei miei confronti, noi non potevamo, se è vero quello che tu dici, e anch'io vedo qualche cambiamento, ma ancora, sai, l'allenatore non è mai sempre soddisfatto al 100%, perché è giusto che debba sempre trovare qualcosa sul quale da migliorare, però senza la disponibilità di ogni giocatore nel mettere in campo quelle che sono le caratteristiche individuali, se questa squadra, quando è stata costruita probabilmente tenendo conto di queste cose, e se mancava anche una di queste cose, mancava qualcosa alla squadra. Questo è un po' il messaggio che io ho cercato di dare ai giocatori, e la loro risposta è stata quella di magari rinunciare a qualcosa di individuale per metterlo al servizio della squadra. Se noi continueremo con questa disponibilità, credo che miglioreremo. Rimane sempre la pallacanestro è uno sport molto statistico, cioè la statistica è importante, nel senso che più opportunità dai ai tuoi avversari di tirare, più loro hanno possibilità di far canestro. Quindi se tu riesci a concedergli solo un attacco, è un bel passo in avanti. Poi è chiaro che le partite non finiscono 0-0, tu devi fare delle scelte, lasciare qualcosa per scegliere di essere più forte in alcuni altri aspetti del gioco. Trapani è una squadra fisica, non ha solamente i due lunghi che sono aggressivi a rimbalzo, hanno Ferrero, hanno Rizzitiello, hanno tutti e due gli americani che sono due ottimi atleti, quindi certamente l'essere consistenti e non concedere i secondi tiri, quindi lavorare forte sotto il nostro tabellone, è la base non della partita di Trapani, ma secondo me di ogni partita. Non posso andare oltre Trapani perché non siamo nelle condizioni, ma non credo nessuna squadra possa fare delle tabelle o avere un orizzonte molto, molto lontano, perché è un po' la storia del campionato di Lega 2, del secondo campionato italiano, è sempre stato così. Per quello che è la mia esperienza, noi l'anno scorso abbiamo acciuffato i playoff l'ultima giornata, battendo Barcellona in casa e arriviamo settimi, perché di solito c'è sempre un arrivo con più squadre a pari punti, oppure basta pochissimo perché cambi proprio la faccia della classifica. Quindi questa è una costante, il campionato di Lega 2 è sempre stato così, non ci sono quasi mai state squadre materasso, e quindi ogni partita è una sfida da vincere. Quindi lo so, dopo noi giochiamo giovedì con Trapani, poi dopo 48 ore giochiamo un'altra partita molto fisica su un campo difficilissimo, perché Casale in casa ha un rendimento ottimo, è una squadra allenata da un mio grandissimo amico con il quale ho avuto il piacere e l'onore anche di lavorare, so come lavora, so che lavora molto bene, so che è capace di far giocare i giocatori mettendoli in campo, facendo risaltare le loro qualità, e quindi mi aspetto una partita molto difficile anche dal punto di vista fisico, perché è una squadra più giovane di noi, quindi probabilmente capacità di recupero migliori, però loro, anche loro hanno una partita difficile, quindi per ora pensiamo a Trapani, perché Trapani è la finale del campionato per noi, questo deve essere il nostro approccio. Ogni giocatore sta magari rinunciando a prendersi un tiro per passare la palla, sta rinunciando, cioè sta mettendo più intensità difensiva, magari sapendo che questa intensità ti toglie lucidità in attacco, però senza questa disponibilità credo che nessuna squadra può raggiungere la vittoria o
il traguardo che alla fine della storia, del libro, del campionato noi vogliamo scrivere. Le rotazioni, cioè il fatto di avere una panchina lunga, noi dobbiamo, deve essere un nostro punto di forza, perché noi abbiamo adesso dalla panchina, che escono dalla panchina giocatori come Ceron, Malaventura e Berkic, quindi noi abbiamo la possibilità di cambiare la partita, perché sono tre giocatori importanti. Io ho la fortuna di avere, ripeto, una squadra lunga, ma di avere questo atteggiamento da parte dei giocatori. Senza questo atteggiamento la panchina lunga diventa invece un problema. Il fatto che ogni giocatore comunque sa di avere la possibilità di andare in campo, non una volta, ma due volte o tre volte, credo che tranquillizzi un giocatore. Ecco, questo è per ora la mia filosofia. Poi è chiaro che, prendo un esempio su tutti, Matteo Montano, domenica è stato un po' altalenante, complice anche l'ottima prestazione di Berkic o anche la buonissima prestazione di Matteo Malaventura. Poi nel momento in cui abbiamo visto che c'era qualche giocatore che aveva qualche piccolo problema fisico, quindi non lo potevo rimettere, avevo pensato di rimettere Matteo come guardia, però poi la risposta di Malaventura mi ha consigliato di lasciare in campo Malaventura. Però dicevo, Matteo Montano, la partita contro Veroli è stato, l'avete detto voi, un protagonista. Di volta in volta noi dobbiamo avere questa capacità di avere dei protagonisti magari diversi, avere delle certezze ma dei protagonisti diversi. Un campionato, abbiamo tante squadre davanti, noi non possiamo, non so, focalizzarci su una cosa, una squadra piuttosto che un'altra, noi dobbiamo solamente essere concentrati su quello che facciamo noi. Sono tre vittorie consecutive. Io non credo che questa squadra debba ricorrere a nessun tipo di cambiamento. Tocco ferro, certo poi può succedere qualsiasi cosa, mi auguro non succeda nulla, però è un buon gruppo, i ragazzi stanno bene insieme, ci sono delle buone relazioni interpersonali tra di loro, e questo è un aspetto molto importante in un gruppo. Quando tu vai a cambiare questo equilibrio, poi può essere un problema. Quindi dal mio punto di vista non dobbiamo fare nulla. Ti avevo detto che prendiamo tre giocatori. Dovevi dirmelo prima, avevo un SMS. Cioè, stranamente ancora una domanda di Carmelo. Massimo, però sono una domanda che esce un po' dalla politica. Dove vai a mangiare stasera? Assolutamente. Fai una hit. Di A1? Ecco, Milano sopra tutti, favorita assolutamente, o allora Milano è indubbiamente la squadra più profonda, più ricca di talento, e poi perdonami ma io sono milanese, ho conosciuto la pallacanestro, ho imparato a amare la pallacanestro, ho nella mia testa determinati dogmi che sono figli del fatto che io ho imparato a giocare, ho conosciuto la pallacanestro nelle famose scarpette rosse. Quindi, siccome questa è ancora quella società, sono cambiati gli uomini, forse anche cambiata la filosofia, però per me Milano rimane sempre un po' la mia prima casa. Quindi quando parlo di Milano sono poco oggettivo. L'equilibrio, secondo me, l'equilibrio di una squadra deve essere, che noi dobbiamo ancora trovare, perché non è che siamo così continui nel muovere la palla, nell'avere un po' di pazienza in più certe volte. Dicevo, l'equilibrio sta nel muoversi all'interno di un sistema di gioco nel quale ogni squadra
che credo ogni squadra debba avere, perché nella pallacanestro moderna, con lo scouting esasperato, con la fisicità, l'aumento della fisicità, della velocità, difficilmente tu riesci a trovare delle soluzioni all'interno dei giochi, perché le risposte tattiche o fisiche dei tuoi avversari sono sempre importanti. Quindi molto spesso ormai nel basket moderno la maggior parte dei canestri viene fatta al di fuori dello schema, magari all'interno di una situazione di gioco. Sapere muoversi al di fuori degli schemi è molto importante, come è, secondo me, questo è quello che penso io, è anche importante accettare il talento dei giocatori, cioè non ingabbiarli completamente, e perché sennò tu pensi che la tua squadra non abbia assolutamente talento. Il talento è anche la capacità di un giocatore di risolvere individualmente le situazioni. Basta guardare qualsiasi partita, non dico dell'NBA perché lì ci sono delle regole di gioco particolari che favoriscono proprio questo, però anche la massima competizione europea come l'Eurolega, dove la fisicità è esasperata, alla fine le squadre, le partite le vinci con le soluzioni individuali. Basta non so se voi avete visto l'ultima partita di Milano, Milano l'ha vinta punendo i cambi difensivi con grandi giocate individuali, quindi è difficile riuscire a giocare sempre di sistema. Domani è infrasettimanale, non è semplice. Sì, è verissimo. Io vorrei ricordare che Napoli, la pallacanestro Napoli, viene da un determinato numero di anni in cui ha cominciato sempre i campionati ma non è mai arrivata forse a febbraio, e quindi è anche abbastanza, quindi la società quest'anno partiva non da una posizione sulla griglia di 3, 4, 5, probabilmente meno 5. Credo che la società stia dimostrando la solidità del progetto, la voglia di andare avanti, di costruire qualcosa di importante per questa città, dove la pallacanestro fa parte del tessuto sportivo di questa città. Io ho cominciato a vedere la Serie A nel 68 perché ho i capelli bianchi, dall'alto della mia esperienza, come dice Simone, e Napoli vinceva la Coppa delle Coppe, era il 69, e quindi significa che io questa... non c'ero proprio. Mi dispiace, invece ho avuto questo piacere, tu te lo sei perso. E quindi dovevamo riconquistare prima la fiducia dei tifosi e poi le vittorie fanno venire la gente al palazzetto. La fanno venire a Napoli, la fanno venire a Milano, la fanno venire ovunque. Quando vai bene è più facile che la gente venga a vederti, è più facile coinvolgere le persone, i tifosi. Noi non possiamo fare altro che vincere. Se noi vinciamo in casa, magari un'altra partita fuori casa sarebbe meglio, probabilmente la prossima partita in casa la gente sarà ancora più numerosa. È chiaro che domani noi ci aspettiamo una risposta migliore dal punto di vista del numero degli spettatori, però gli spettatori che stanno venendo ci sostengono, e credo che questo sia un aspetto molto importante che i giocatori sentono. Ricordo che domani la società, sentite il Presidente Pablo, ha messo il prezzo unico, ricordiamo, tribune e curve a 8 euro. Loro è un giocatore molto atletico, molto dinamico, uno che mette grande energia in campo, uno che va sempre all'imbalzo d'attacco perché partendo da lontano vede dove va la palla e quindi ha un buonissimo tempo oltre che atletismo. Un giocatore molto forte nell'uno contro uno, che attacca sempre il ferro, usa tanti palleggi però attacca il ferro, e noi dovremmo essere bravi a limitare questo suo aspetto. Diverso è il lavoro che dovremmo fare su Park, che sta tirando con 46% da tre punti, un giocatore più massiccio che ha una struttura fisica
importante. Lui è un giocatore che può attaccare il ferro, ma che è anche molto più pericoloso rispetto a Lowry, che comunque deve essere rispettato nel tiro dalla lunga distanza, però certamente un 46% in campionato da tre punti ci fa capire quanto sia pericoloso Parker quando si alza fuori dall'arco. No, per me questo è un giorno particolarmente importante, perché è sostanzialmente la chiusura di una prima parte di progetto che avevo in mente già all'inizio del campionato e che navigava un po' sott'acqua, e in questo forse anche la presenza del coach oggi è importante, perché è anche lui parte integrante di questo progetto. Avete visto che nei giorni scorsi è venuto fuori un comunicato che illustrava che di fatto si apriva la città e chiedeva a tutti coloro, soprattutto per i giovani, questo era per me importante, tutti coloro che volessero in un certo senso mettersi in gioco ad avere un'opportunità di esperienza professionale erano invitati ad inviare un curriculum al nostro indirizzo email della società, perché avevamo intenzione di creare uno o più gruppi di lavoro che fossero rivolti alla crescita della nostra società dal punto di vista del marketing interno, che è un aspetto che noi quest'anno, per gioco forza, anche in virtù di quello che è stata una nascita in corsa della nostra società, non avevamo approfondito più di tanto. Ma non solo per quello, anche per altri aspetti che oggi vi illustrerò in maniera molto veloce. E la risposta da parte dei ragazzi napoletani e anche non solo napoletani, la cosa che mi ha incuriosito molto è che ci sono arrivati anche curriculum da parte di ragazzi che lavorano, hanno lavorato in realtà sportive o professionali aziendali di altre città d'Italia, da Milano, da Bari, mi sono arrivati anche curriculum di questo da altre parti d'Italia. Abbiamo avuto più di 150, se non 200 curriculum che abbiamo selezionato, per la gioia del nostro team manager che aveva la posta elettronica collegata al cellulare che ha cominciato a suonare in continuazione, ma non era stato avvisato di questa cosa, a parte questo aspetto. Noi cosa abbiamo fatto? In questo periodo, e avevo coinvolto Massimo Bianchi anche per la sua esperienza, avevamo intenzione di immaginare quello che potesse essere anche in previsione della prossima stagione, perché bisogna guardarsi avanti. Adesso abbiamo il tempo di poter programmare anche la prossima stagione, di pensare a quello che può essere l'organizzazione anche di un importante settore giovanile, di quello che può essere l'organizzazione di tutte le attività funzionali di una squadra di pallacanestro. E quindi in questo periodo Massimo Bianchi mi ha dato una mano per quello che può essere tutta la struttura di un settore giovanile fatto come si deve, perché riteniamo che una città come Napoli e anche tutta la provincia possa essere importante, un importante riferimento alla prima squadra per essere poi allargato a tutto il territorio. Per quello che riguarda invece il discorso del marketing, ho avuto la fortuna di avere un'azienda, Andrea, che è un amico di vecchia data, rappresenta l'azienda, ma c'è anche il suo amministratore Marco Iazzetta, che io con il quale ho condiviso dei punti, soprattutto lo sviluppo di questa idea. Loro hanno probabilmente fondi come me in questi percorsi, ritengono di voler investire in questa attività, quindi non è una mera sponsorizzazione di carattere commerciale e l'acquisto di visibilità, ma loro hanno messo a disposizione anche le loro risorse professionali per quindi aiutarci a strutturare tutto quello che è la selezione, l'organizzazione e la strutturazione di un gruppo di lavoro legato al marketing della società, che non è solo strettamente legato a quello che può essere il merchandising, ma anche tutto quello che può essere la modalità di apertura di una società alla città, cosa che quest'anno noi riconosco che è mancata, perché non abbiamo avuto assolutamente il tempo di poterlo fare. Quindi in questo senso per me l'apporto di Mentalia come azienda partner è un aspetto importante, ma soprattutto la professionalità che ci è stata messa a disposizione. Quindi poi io passerò la parola a lui e da oggi, ma in realtà lo stiamo già facendo, questo in realtà è la chiusura di un primo percorso di creazione di questo progetto, da domani mattina in poi noi cominceremo a selezionare questi ragazzi e troveremo delle figure professionali che possono essere funzionali a quella che è la nostra idea. Massimo Bianchi mi ha dato una grossissima mano per quello che è lo sviluppo del progetto del settore giovanile, così come per quello che riguarda la comunicazione
costringerò Gianluca Pigliotti, perché io faccio sempre riferimento a quelle che sono le figure professionali che sono all'interno della nostra società, che per me sono i riferimenti principali per qualsiasi sviluppo di attività verso l'esterno. Dal punto di vista dell'organizzazione di eventi o di marketing, Mentalia ci darà e ci sta dando una grande mano. Ritengo che questo sia un importante aspetto, soprattutto di apertura verso la città, legato all'opportunità che io ho come Forma Mentis, anche in quello che è la mia azienda, di apertura verso i giovani. I giovani devono avere un'opportunità di lavoro. È evidente che avranno un percorso, saranno affiancati per farli crescere, per far capire che tipo di prodotto e che tipo di risultato abbiamo, però ritengo che i giovani siano fondamentali per lo sviluppo di qualsiasi attività, azienda e in qualsiasi settore. E probabilmente loro, a differenza di quelli over 50, senza nulla togliere presenti, hanno anche forse una marcia in più rispetto a quello che sono le idee e l'utilizzo di tutte le innovazioni tecnologiche, informatiche che ci sono in questo momento. Quindi oggi è importante per me chiudere un primo cerchio di quello che era una fase di costruzione, e da domani in poi su queste basi possiamo costruire un percorso di costruzione di quello che sarà poi tutta una serie di attività che cominceremo da subito per quelle che sono le idee del marketing e soprattutto per quello che riguarda poi la programmazione della prossima stagione. Io sono in rappresentanza di Mentalia. Mentalia è un'agenzia di marketing e comunicazione che ha sede in tutta Italia, nel senso abbiamo sede a Napoli, a Firenze e a Milano, quindi operiamo su tutto il territorio nazionale, anche se il titolare, quindi l'amministrazione e il cuore della società è a Napoli. Noi ci teniamo molto a sottolineare questa cosa, perché nonostante abbiamo clienti in tutta Italia, ci fregiamo di essere napoletani, perché le eccellenze stanno anche a Napoli, nella campagna, e quindi cerchiamo di farle emergere quanto più possibile. Maurizio praticamente ha detto tutto. Io gli dico solo che l'incontro, io e Maurizio ci conosciamo già da anni, però l'incontro tra la proprietà e il presidente Balbi ha suscitato tante emozioni e progetti, tra cui questo qui del marketing interno che noi abbiamo finanziato. Infatti la parte principale della nostra partnership è proprio il finanziamento di questo progetto, nel quale noi crediamo molto, perché adesso stanno facendo questa raccolta di curriculum, ma il progetto è cominciato già l'anno scorso, insomma abbiamo gettato le basi, l'abbiamo studiato, e adesso, anche se a voi sembra una parte iniziale, a noi già siamo a metà dell'opera, perché poi è un progetto che si sviluppa su in varie fasi, tra cui il settore giovanile di cui ho già parlato, il marketing interno rivolto a una serie di attività che saranno poi, insomma, nel dettaglio saranno più avanti mostrate dalla società, e poi anche ci incuriosiva il discorso palazzetto e tutto ciò che può portare in futuro, perché l'idea che noi, insomma, abbiamo sposato è quella che la partita di basket è solo l'ultimo elemento di una serie di attività che possono essere sviluppate in un palazzetto che poi possa essere di proprietà, altrimenti cade un poco, insomma, il castello. Noi ci metteremo tutto il nostro impegno, perché e vorremmo che questo sodalizio, insomma, proseguisse nel tempo, perché non ci interessa appunto solo la sponsorizzazione sulla maglietta, che è bellissima, la visibilità, il web e tutto, ma finanziare un progetto che avrà un suo corso pluriennale per noi è la cosa più importante. Noi lavoriamo su progetti e non su un solo elemento fisso che ha una data di inizio e una data di fine nel breve periodo. Noi, per nostra caratteristica, insomma, ci stiamo anche, siamo anche vicini a tante altre personalità del mondo dello spettacolo, in particolare, ad esempio, abbiamo fatto il sito di Mango, il cantante, piuttosto che Valentina Stella, che cercheremo di coinvolgere anche in questo progetto. Solo se segna 3 punti, se no. E vince il telefonino.
E niente, insomma, l'inno nazionale. È questo, infatti, era l'idea che ci stavamo, però insomma la tireremo in ballo perché ci farebbe molto piacere. Insomma, questi sono, diciamo, i termini degli accordi, la sponsorizzazione pura, quindi sulle magliette e quant'altro, però il finanziamento del progetto che a noi servirà come visibilità e come, come ritorno, voglio dire, dal punto di vista progettuale proprio. L'apporto di Kuros quest'anno per noi è stato indispensabile per un fatto meramente regolamentare, perché era indispensabile poter avere un settore giovanile, e di questo dobbiamo ringraziare Antonio Petillo, che al di là del rapporto amicale è anche una persona che professionalmente sta ottenendo dei grandissimi risultati con le poche risorse che ha. È evidente che da parte nostra c'era il desiderio di creare un nostro settore giovanile, perché una città come Napoli, e noi rappresentiamo fino a prova contraria la massima espressione della pallacanestro a Napoli, napoletana, e debba avere un proprio settore giovanile. Abbiamo condiviso, il coach Ponte e Simone, con Antonio Petillo questa nostra volontà e riteniamo di coinvolgere assolutamente Antonio in questo aspetto. Lui ha capito il nostro desiderio e stiamo vedendo di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le esigenze, quindi avere finalmente una identificazione dell'Azzurro Napoli Basket come settore giovanile, ma che possa eventualmente inglobare tutto quello che è Kuros in questo momento, che, ripeto, con le pochissime risorse a loro disposizione stanno avendo comunque dei risultati enormi. Tutto questo naturalmente passa attraverso un aspetto che non è secondario, che è quello di una struttura che possa essere nella nostra piena disponibilità. Senza andare nei particolari, è evidente che strutturare un settore giovanile avendo una struttura a disposizione, quando parlo a disposizione non parlo di ore per le quali io posso utilizzare una struttura, è un aspetto importantissimo, e dal punto di vista economico e dal punto di vista della programmazione. Se tutto questo per il termine della stagione sportiva corrente potrà essere definito in diverse ipotesi e soluzioni che noi stiamo vagliando, saremo ben lieti di farlo, altrimenti lo faremo comunque, perché non ci possiamo fermare di fronte a questi ostacoli. Ma naturalmente, e c'è qualcuno che insomma di pallacanestro sul campo ne mastica, è evidente che non avendo una propria struttura diventa tutto molto più complicato, perché Napoli non è notoriamente una città che ha tantissime strutture sportive e di qualità dove poter svolgere attività, quindi diventa anche tutto molto più dispersivo, tutto molto più di difficile gestione. Noi stiamo seguendo un determinato percorso, e tu di qualcosa ne sei anche informato, quindi se riusciamo ad ottenere questi risultati sicuramente il settore giovanile avrà uno sbocco e sarà motivo da parte nostra di investimento forse anche superiore a quello che si possa immaginare, perché crediamo molto nell'espressione del basket che parta dalla base in una città come Napoli. Io devo pubblicamente sempre ringraziare Dario Boldoni, che in maniera anche ostinata certe volte contro qualsiasi contro ogni ostacolo che si possa porre davanti, lui comunque sta cercando in tutti i modi di far sì che questo sogno di riavere il palazzetto dello sport, il vecchio Mare Argento ricostruito, sia finalmente realtà. Ormai è diventata quasi una leggenda poter immaginare che ci sia una struttura. Questo passa attraverso tutta una serie di problematiche di carattere normativo. Probabilmente a breve vi potremo dare delle informazioni più specifiche, preferiamo non farlo per evitare di dire cose che invece poi non sono reali o realizzabili. A breve, ci si augura, potremmo finalmente rincontrarci tutti quanti in un'ulteriore conferenza stampa dove vi spiegheremo delle cose e dove probabilmente la città di Napoli da questo punto di vista possa essere anche espressione, almeno per una volta, di novità e di eccellenza rispetto a questa cosa. Noi ci contiamo molto, se riusciamo a far sì che tutti gli elementi attorno ai quali può e deve gravitare la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport si riescono finalmente a mettere insieme, probabilmente Napoli potrebbe essere la prima città espressione di un progetto non solo su carta ma anche realizzabile e realizzato a distanza di pochissimo tempo. Però questo riconosco un grandissimo merito all'ostinazione di Dario Boldoni, devo essere sincero. Però appena ne avremo contezza ve ne daremo notizia.
Ma questa cosa in realtà di fatto non è colpa di nessuno, se questa struttura non può essere sfruttata in maniera piena da parte di una società professionistica. È una situazione figlia dei regolamenti, delle ordinanze comunali, di quello che è la tipologia di utilizzo di questa struttura, che probabilmente per il fatto che era nata come struttura provvisoria, anche nel suo regolamento ha avuto un principio di provvisorietà. Oggi questa è una struttura a domanda individuale. Domani mattina, se volete fare il torneo dei giornalisti, presentate domanda, venite col bollettino postale pagato e la utilizzate, che è una grandissima apertura alla città, questo è indubbio. Purtroppo, salvo piccolissimi privilegi, ma nel senso, nell'accezione migliore del termine, piccolissimi privilegi vengono riconosciuti alla prima squadra, null'altro è riconoscibile alla prima squadra della città. E questo purtroppo in tutta una serie di attività, quindi vi andrei a ripetere quello che vi dico sempre, è limitante in tutti i sensi. Ora, e questo è azione giornaliera da parte del nostro general manager, cercare la strada per poter risolvere questa questione, perché noi non vogliamo né egemonizzare la struttura né tantomeno avere dei privilegi oltre quelli che possono eventualmente essere previsti dai regolamenti comunali. Si chiede solamente di rendere una struttura che sia quanto più funzionale e fruibile ad una squadra professionistica, almeno per espressione, non per regolamenti, perché oggi noi siamo dilettanti a tutti gli effetti, ma quantomeno che sia più funzionale. Questo, se dovessi dirti oggi, noi non, qui sicuramente non possiamo farlo.